Buongiorno a tutti ragazzi di Fratellanza Nerazzurra. Stamani video dalla macchina perché sarà una giornata campale al lavoro e non so se avrò tempo in pausa pranzo per poter fare un video. Però con le notizie di ieri è dovuto parlare un attimo della nostra Inter. Abbiamo iniziato la giornata con il rinnovo di mister Inzaghi fino al 2024, quindi un prolungamento di un anno meritatissimo per quello che ha fatto l'anno scorso, perché ci ha portato due trofei e ci ha portato a lottare per lo scudetto fino all'ultima giornata con una squadra che ha avuto un ridimensionamento importante, in parte dovuto al mercato, in parte dovuto a quel che è successo da Christian Eriksen, quindi non colpa della società, e soprattutto perché si è visto andare via il pezzo a 90 del centravanti senza essere sostituito con una figura similare, perché Dzeko e Correa insieme non sono riusciti a fare quello che Lukaku poteva far da solo. Quindi bene che si continui con Inzaghi, bene questo rinnovo di fiducia, però ora Inzaghi deve fare uno step, perché l'anno scorso è uscito dalla sua comfort zone romana e quindi era capibile anche i problemi di adattarsi a una situazione differente, e a giocatori differenti, a una dirigenza differente, e a essere seduto da una panchina che ormai conosceva a menadito alla panchina più difficile della Serie A, a detta di colleghi di Inzaghi molto più esperti e blasonati, perché è innegabile che la panchina dell'Inter è la più difficile d'Italia. Abbiamo visto cose che non sono andate giù. Sinceramente, da parte mia, quello che non mi è piaciuto sono le sostituzioni immediate appena un giocatore prende un cartellino giallo, perché l'allenatore non deve aver paura di rimanere in 10 e il giocatore deve essere responsabilizzato che se prendi un cartellino giallo ti devi gestire di non prendere il secondo. Poi la cosa che non mi è piaciuta molto è stata la gestione dei 7 mesi, sì, buonanotte, delle 7 partite, scusate, dei 2 mesi dove non abbiamo quagliato niente, e che invece l'allenatore doveva poter gestire in modo differente, magari con dei cambi di modulo e gestendo meglio le energie dei giocatori. Va anche detto che Inzaghi si girava e in panchina vedeva la panchina di Spalletti, che si trovava Vecino, si trovava Gagliardini, e non è che avesse questi grandi ricambi al posto dei titolari. Però nonostante questo ci ha portato all'ultima giornata a lottare per lo scudetto, e quindi come si può dire che è una stagione fallimentare? Sarebbe stata fallimentare se fossimo usciti ai gironi di Champions, se a marzo non si lottava più per lo scudetto e se non si erano portate a casa le 2 coppe. Quindi molto felice del rinnovo al mister, e ora speriamo che Inzaghi riesca a fare il salto di qualità che lo possa portare ad alzare la coppa più importante italiana. Dopo questo, in serata è arrivata la notizia praticamente del closing della trattativa Lukaku con il giocatore che tornerà a Milano per 8 milioni più 4 di bonus, quindi per 12 milioni totali, perché i bonus sono facilmente raggiungibili da quello che traspare. Poi appena avremo l'ufficialità potremo capire effettivamente quali sono i bonus di facile raggiungimento e quali invece magari un pochino più difficili. Il giocatore andrà a prendere quasi 9 milioni l'anno di stipendio netto, che però col decreto crescita peseranno un pochino meno sulle casse dell'Inter. Comunque un'operazione che ci peserà sui 25 milioni. Pensate bene che la richiesta iniziale del Chelsea era 25 milioni per il prestito secco, che non è nient'altro che la quota di ammortamento all'incirca di Lukaku per il bilancio del Chelsea. Qui si capisce che l'operazione fatta dal giocatore e dalla dirigenza, soprattutto interista, hanno abbassato le pretese del Chelsea, perché tanto quando un giocatore vuol venire via
o si vuole accasare a una società e la società ha l'interesse di acquisire il giocatore, chiaramente dipende molto dalla forza del dirigente. Noi abbiamo la fortuna di avere Marotta, che è una persona molto molto tranquilla e pacata, che riesce a portare gli obiettivi dove vuole lui, o a quantomeno porta le trattative al punto di rottura e un secondo prima che si rompano le chiude. In questo caso invece non c'era rischio di rottura, perché il Chelsea si voleva liberare di Lukaku voleva venire all'Inter, e Marotta, forte di queste due situazioni, ha ben dichiarato di non volersi far prendere per il collo dal Chelsea, e ci ha portato a risparmiare altri 2 milioncini, che schifo non fanno. Ora vediamo come proseguirà il calciomercato dell'Inter, ci sono tante voci, però siamo al 22 di giugno e i fatti sono che abbiamo acquisito Bellanova per le fasce, che è un bellissimo prospetto futuribile. Abbiamo acquisito Aslani come riserva di Brozovic, e Aslani ha dimostrato a Empoli di essere un giocatore non chiaramente con la classe di Brozovic, però che può fare il degno sostituto, e quindi nel caso in cui ci siano delle defezioni nel centrocampo saremo più coperti. Abbiamo acquisito Mkhitaryan, che dovrebbe fare oggi le visite mediche, e ha un'altra riserva o titolare, perché comunque sia l'armeno si giocherà il posto con tutti i titolari di centrocampo. Appunto, abbiamo preso Lukaku e ora vediamo che cosa succede. Bremer sembra che ci sia un accordo con il giocatore e bisogna arrivare ad avere l'accordo con Cairo, e Di Marzio ha detto che la trattativa di Bremer va avanti a prescindere da Skriniar, anche perché è ben chiaro che uno dei tre titolari di quest'anno della difesa partirà, e quindi Bremer serve come il pane. Che vada a sostituire Skriniar, che vada a sostituire Bastoni, che vada a sostituire De Vrij, Bremer ci serve perché uno dei tre titolari partirà. Poi, come sempre, queste sono le chiacchiere, e dai fatti analizzeremo a quel punto che cosa succede. Capitolo Dybala, velocemente, da quello che traspare. Sapete che noi non abbiamo le fonti delle fonti delle fonti, perché siamo partiti adesso e quindi gli eventuali agganci non li abbiamo e li cercheremo, però Dybala, da quello che traspare, è una situazione alla Lukaku, ovvero Dybala vuole l'Inter vuole Dybala, c'è l'accordo con il giocatore per quanto riguarda l'ingaggio, i bonus e tutto il resto, però c'è la sparata della commissione alla firma. E Marotta ha fatto ben capire che, dato che pare che non ci siano altre squadre interessate ad acquisire velocemente Dybala, Marotta non si fa prendere per il collo. E vediamo se riesce a risparmiare qualcosina. Anche perché ricordiamoci che la società ha richiesto un bilancio di mercato pari a 60 milioni. Meno spendiamo in entrata, meno dobbiamo ricavare in uscita. E quindi lasciamo lavorare tranquilla la nostra dirigenza e vediamo che cosa succede. Se ci saranno novità cercherò di fare un altro video, e appena avremo l'ufficialità di altre situazioni poi analizzeremo un attimino, magari insieme anche a Pierpaolo, con un video a due, tutta la situazione, e magari ci confronteremo nei prossimi giorni o la prossima settimana per capire che cosa ci possiamo aspettare dalla rosa 2022-2023 della nostra amata Inter. Sempre accanto ai nostri colori, sempre a difendere la nostra situazione. So che i video iniziali dovrebbero essere più corti, però ragazzi c'era tanto da parlare e quindi ho cercato di essere più rapido possibile, ma questo è, piuttosto far 100 video, preferito farne uno un po' più lunghino. Forza Inter
e alle prossime notizie.